Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D, ieri giornata di recuperi nella quarta serie nazionale. Intanto anche per il prossimo weekend qualche partita a rischio. Nei recuperi del girone F giocati ieri pomeriggio, successo esterno per il Giulianova che ha superato 2-0 il Porto Sant'Elpidio grazie alle reti di Barlafante e Campagnacci su calcio di rigore. Primo successo per i pugliesi che salgono a quota 4, primo acuto anche per il Rieti che si è imposto in casa 3-2 sul Cinzia Alba Longa. Super prestazione per l'attaccante Giordano Fioretti, autore di una tripletta all'Alba Longa, a segno con Cardella e Oggiano. Incerta la presenza dell'Olimpia Agnonese a Tolentino. Dopo il rinvio contro la Recanatese di domenica scorsa, dovuto alla positività di 3 ragazzi fuori quota, la società ha effettuato dei nuovi controlli. Il rischio è che ci sia qualche nuovo caso. In attesa dei risultati, la situazione per la sfida di Tolentino è a rischio. Diciamo che al 90% il match non si giocherà. Ricordiamo che il regolamento prevede che qualora a seguito del ripetersi di positività dopo 2 sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i giocatori interessati, il numero dei positivi sia più di 5, la società potrà chiedere il rinvio della gara immediatamente successiva. Restiamo in attesa di novità dagli ambienti granata per capire se l'Agnonese potrà scendere o meno in campo contro i marchigiani guidati da mister Mosconi. Big match per il Campobasso, ospite in provincia di Teramo del caso il nuovo Vomano. La squadra neopromossa in Serie D viaggia sulle ali dell'entusiasmo, 15 punti, secondo posto solitario, ad una lunghezza di distanza dai rossoblù di Cudini. Mister Guido Di Fabio ha saputo plasmare un gruppo, reduce dal torneo vinto in eccellenza, che sta giocando un calcio propositivo e di qualità. Una società seria, reduce da 2 campionati vinti, che ha saputo programmare con sapienza senza grosse spese. L'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, partendo da una salvezza tranquilla. Piani ovviamente diversi da quelli del Campobasso, che punta senza mezzi termini alla salita in Lega Pro. Detto questo, il Castelnuovo è senza dubbio un avversario da prendere con le molle in questo momento. La squadra rossoblù è ripartita a mille come aveva chiuso prima dello stop. Un successo roboante contro il Notaresco e ora la possibilità di superare anche la seconda della classe per allungare le distanze. Siamo certi che sarà una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre che predicano un calcio offensivo. Mister Cudini, che non potrà sedersi in panchina per un turno di squalifica, dovrà rinunciare al giovane Vitali squalificato. 3 turni di stop per il ragazzo, reo all'atto dell'espulsione di aver rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara, come recita il comunicato del giudice sportivo. Una leggerezza per Vitali, che tornerà in campo nel 2021. Domenica al suo posto possibile il rientro tra i pali di Piga per occupare la casella del 2002 con questa scelta, spazio a Zammarchi nel tridente offensivo assieme all'intoccabile Esposito e Cogliati. I due attaccanti rossoblù sembrano fatti l'uno per l'altro, la classe di Esposito al servizio della velocità e l'attacco allo spazio di Cogliati, un tandem che ha tutte le intenzioni di ripetersi a partire da domenica prossima. Al Ditella il Vasto Girardi riceve l'Aprilia, occasione propizia per tornare al successo e ottenere i primi 3 punti nel nuovissimo impianto per gli uomini di Prosperi. I gialloblu hanno ripreso con ottima prova offerta contro il Monte Giorgio, un punto che fa classifica e consente al Vasto Girardi di restare in serie positiva. Il tecnico sta provando ad inserire negli schemi nuovi arrivi a Cunzo e Fioretti, 2 giocatori pronti ad offrire il loro contributo per la salvezza degli altomolisani. Occhio all'Aprilia che domenica scorsa ha trovato il primo successo stagionale, 2-1 al Tolentino. I laziali possono contare sulla grande esperienza di diversi elementi, ecco perché Ruggeri e compagni devono fare attenzione per puntare al bottino pieno. Infine sfida importantissima per l'FC Matese in trasferta a Genzano contro il Cinzia Alba Longa. Laziali a quota 10 e reduce dal recupero giocato ieri, i campani sono in serie nera con un solo punto nelle ultime 6 uscite. Panchina confermata per mister Corrado Urbano, la dirigenza matesina ha concesso fiducia all'ex tecnico dell'Olimpia Agnonese. Una fiducia tuttavia a tempo, con l'auspicio che il vento possa cambiare, situazione che ci auguriamo sia per la risalita del Matese, sia per la stima verso Urbano che in Molise ha lasciato ottimi ricordi. Chiudiamo con la situazione in casa recanatese. Dopo le 3 positività accertate ieri, il numero dei casi è salito intorno
alle 10 unità tra giocatori e membri dello staff. Rinviata inevitabilmente la partita di domenica con il Fiuggi e di mercoledì contro il Monte Giorgio. La speranza di poter tornare in campo per i canarini nel recupero contro l'Olimpia Agnonese fissato il 30 dicembre. Il Campobasso si prepara al big match di Castelnuovo Vomano. A proposito dei rossoblù, Dalmazzi ha commentato il successo interno largo contro il Notaresco. Sì, siamo stati molto, molto bravi, abbiamo dimostrato di essere una squadra prima di giocatori, una squadra di uomini. Abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo convinti delle nostre potenzialità. L'unica difficoltà che potevamo incontrare è che dopo un mese e mezzo era difficile ricominciare con la testa giusta, invece abbiamo fatto vedere, abbiamo riconfermato che ci siamo compatti, siamo una squadra e l'importante era fare il risultato e siamo contenti che ci siamo riusciti con largo margine. Credo che siate stati bravi a rimanere anche lucidi a livello mentale nella fase iniziale del secondo tempo, quando ci sono stati momenti di tensione in campo fra le due squadre. Lì credo l'abbiate vinta, a parte la superiorità dettata proprio anche tecnica mostrata, però anche lì ci sono stati dei momenti di tensione in campo. Sì, diciamo che durante la partita ci sono stati momenti di nervosismo, a mio parere causati non da noi. Però siamo stati molto intelligenti a non cascare in provocazioni e a portare la partita dalla nostra parte. Diciamo che c'era voglia sicuramente di ricominciare, perché dopo un mese e mezzo avevamo assolutamente voglia e sia fisicamente sia con la testa di ricominciare. E niente, diciamo che l'unico ostacolo eravamo noi stessi, noi non ci preoccupiamo tanto degli altri, perché le partite quando diventano facili grazie a noi, non perché gli altri sono mediocri. E anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e siamo contenti così. Vi siete ripresi il primo posto adesso? Sì, diciamo, siamo contenti di stare lassù, però ancora è presto per guardare la classifica, pensiamo a noi e giornata dopo giornata. Il Castelnuovo Vomano è sicuramente la rivelazione del girone F. La matricola abruzzese con i suoi 15 punti è al secondo posto in graduatoria. Siamo con Stefano Di Rocco, una vittoria importante per voi su un campo contro una squadra che comunque era a caccia di un risultato positivo per risalire la classifica. Non è stato facile. Sì, è stata una vittoria importante perché sul campo qui della Madese non è mai facile portare i tre punti a casa. Siamo contenti della vittoria e proseguiamo su questa strada. Anche nel primo tempo ti eri visto un po' sulla sinistra con qualche percussione, ma nella ripresa ti sei preso la scena completamente. Prima il calcio di rigore, poi quella magia, ti sei lasciato ingolosire da quel tiro da fuori. Sì, nel primo tempo ci sono messi un po' in difficoltà loro, però il secondo tempo siamo usciti noi, abbiamo preso il rigore e il secondo gol ho creato un jolly, dai, diciamo un jolly. Sì, sono comunque numeri importanti, soprattutto per voi che ci tenevate a riconfermarvi nelle prime posizioni. Sì, è stato un mese di stop. Non era facile dopo, ti ripeto, un mese di stop, siamo contenti, spero che proseguiamo così. Sì, una ricetta per conservare questo ritmo, oltre all'allenamento anche qualche perla, forse non soltanto tua ma anche di qualche tuo compagno ci vorrebbe. Sì, ti ripeto, noi ci siamo allenati sempre, nemmeno un giorno di riposo e perciò abbiamo fatto una grande prestazione secondo me, nel secondo tempo. Secondo tempo migliore. Pallacanestro femminile di Serie A1, domenica con palla 2 alle 18, la Molisana Basket Campobasso giocherà l'ultima gara del 2020 tra le mura amiche, nonché ultima interna del girone d'andata. Di fronte a loro le rossoblù avranno una big come Ragusa. Lo staff medico spera di recuperare qualche elemento alle prese con una lunga sequenza di acciacchi fisici.
Atletica proseguono gli appuntamenti del gruppo sportivo Virtus che, nonostante la pandemia, ha organizzato degli eventi culturali per mantenere viva la tradizione della su e giù. Roberto Palladino, la 47esima edizione della su e giù non si è corsa, non avete, diciamo così, animato le strade di Campobasso, ma effettivamente si è fatta con tante iniziative che avete promosso e che state promuovendo anche in questo mese, proprio di dicembre. Sì, è proprio così. Con grande rammarico abbiamo dovuto rinunciare a riunire in piazza tanta gente, migliaia di persone che in effetti aspettavano con ansia. Anche noi abbiamo aspettato, abbiamo temporeggiato fino alla fine, nella speranza di poter realizzare questo ennesimo sogno. Non ci è stato possibile per ovvi motivi, però non abbiamo rinunciato. Abbiamo organizzato tutti gli eventi che di solito costellavano là su e giù. E quindi a partire dalla presentazione, che siamo stati costretti a farla all'aperto, con un numero ristretto e solamente con i nostri atleti. Poi abbiamo organizzato, i ragazzi stessi in effetti lo hanno fatto, il nostro giornale sociale, che sarà distribuito gratuitamente in occasione della proiezione dei filmati che ci sarà sabato e domenica prossimi nella piazza del comune di Campobasso. Abbiamo realizzato le premiazioni e abbiamo cercato di fare tutto ciò che normalmente facciamo. Certo, ci è mancata la ciliegina, però pazienza, è andata così almeno per quest'anno. Speriamo di poter recuperare, fare di meglio e fare ancora qualcosa di più per la prossima edizione. Infatti, tramite uno speciale andato in onda anche sulla nostra emittente, abbiamo vissuto queste premiazioni itineranti, scoprendo ancora una volta alcuni personaggi, alcuni angoli di Campobasso. Sì, è così. Abbiamo immaginato la presentazione quest'anno girando lungo il percorso, presentando la nostra città a cui siamo molto attaccati, per cui le presentazioni si snoderanno lungo il percorso seguendo l'idea di fare la gara, di correre la gara, per cui ci saranno delle interviste e delle premiazioni alla partenza in prossimità del monumento ai caduti, ci si sposterà verso la stazione, verso nel centro storico, il campo di atletica leggera, la Fuce, insomma tutto il percorso della su e giù. E mentre facciamo questo percorso noi abbiamo immaginato queste premiazioni della Virtus, che normalmente fa, che è quella dello sportivo, dell'atleta, della famiglia, dell'operatore sportivo, dei premi speciali. C'è un premio speciale dell'oreficeria Stefano Guaranda che annualmente ci mette a disposizione, e quindi abbiamo immaginato degli atleti, dei nostri tecnici, abbiamo immaginato così di vivere la su e giù e la Virtus assieme in una passeggiata lungo un percorso, cercando di dare la possibilità a tutti di sentirsi partecipi di questo momento. 61 anni di storia del gruppo sportivo Virtus, ma una società al passo con i tempi, possiamo dirlo, vista l'organizzazione di questa su e giù alternativa, grazie alla vostra esperienza, diciamo, dei veterani, ma grazie anche a questa spirito dei giovani anche che voi seguite e assecondate. È vero, è colto nel segno e non è facile capirle queste sfaccettature. Il nostro consiglio direttivo della società ha ben 25 elementi, sono 25 dirigenti, in una forbice che va dai 17 anni ai 70 e rotti anni. Quindi immagino un pochettino qual è il confronto e spesso lo scontro che c'è in un consiglio direttivo. E questi nostri ragazzi ci danno la forza e la possibilità di poter stare al passo nel tempo. Noi come individuiamo qualche ragazzo interessante che possa offrire il suo supporto alla società, immediatamente lo inseriamo dentro.
e in effetti difficilmente ci siamo sbagliati. Abbiamo spesso avuto la possibilità di vivere il quotidiano, tutti i problemi dei ragazzi, e questo lo possiamo fare solamente se viviamo con loro, se stiamo con loro. Loro saranno il nostro futuro. Speriamo in questo modo di garantire a noi stessi la sopravvivenza, alla società, alla regione Molise, alla stessa su e giù, perché è chiaro che non saremo eterni, noi ormai siamo piuttosto avanti negli anni e ci rendiamo conto che prima o poi ci toccherà stare al palo. Sono i ragazzi che dovranno prendere in mano le redini di tutto questo. Se riusciamo a trasmettere loro quello che sentiamo, le nostre emozioni, la nostra voglia di fare, probabilmente avremo un gruppo sportivo più forte, un campo basso più forte, dei giovani più forti, un futuro migliore. Calcio a 5 di Serie A per le squadre dove sono impegnati i molisani. Domani ancora una gara interna per l'acqua e sapone contro il Petrarca. La Fel di Eboli invece ospiterà il Lido di Ostia. Sabato l'Aniene, con il favore del campo, se la vedrà contro il Pesaro. Calcio a 5 di Serie A2, non si giocheranno le gare tra Futsal Capurso, CUS Molise e Tombesi Castelfidardo. Gli uomini di San Ginario mancano dal campo dal 14 novembre. A questo punto, a meno di recuperi nel periodo natalizio, il team universitario tornerà in campo il 9 gennaio con la gara interna contro la Vis Gubbio, dato che nel weekend è in programma l'ultima partita del 2020. Ne abbiamo parlato con Lofano. Maurizio Lofano, preparatore atletico del CLN CUS Molise, si è tornati finalmente sul campo dopo lo stop forzato. Come sta la squadra? La squadra ha risposto bene per i primi carichi di lavoro. Dopo lo stop forzato chiaramente non potevamo aspettarci di avere una squadra al 100% della condizione, però devo dire che ciò che abbiamo fatto durante lo stop in maniera individualizzata e nelle mura di casa ha permesso loro di avere una condizione decisamente migliore rispetto a quanto ci si aspettasse dopo la forzatura dello stop. La pandemia ha costretto un po' tutti a fermarsi, chi prima chi dopo, anche nel nostro girone. Per quanto riguarda il CLN CUS Molise è un vero peccato, perché si era primi in classifica. Sicuramente siamo stati fermati nel momento migliore del nostro campionato, perché dopo la vittoria con Coba, insomma, abbiamo raggiunto una posizione massima, la migliore che si potesse raggiungere in classifica. E purtroppo però siamo stati costretti ad avere questo stop, ma questo non toglie, insomma, che possiamo recuperare quella condizione e ce la metteremo tutta per farlo, per poter ritornare nelle parti più alte della classifica. Per quanto riguarda il campionato in generale, quanto secondo te potrà influire questa pandemia? Purtroppo la pandemia stringerà le gare, quindi le gare saranno più ravvicinate nel corso delle settimane. E questo dovrà essere gestito molto bene da parte delle società, perché si potrà andare incontro a diversi problemi. Se viene gestita bene, se la parte fisica, atletica e tecnica viene fatta con dovizia di particolari, tenendo conto delle singole individualità, penso che le squadre potranno tenere alto la qualità delle partite, quindi potremo vedere comunque un bel campionato. Ma in generale, purtroppo, queste battute d'arresto non giovano alle squadre e allo spettacolo del campionato. Da un punto di vista, ecco, appunto del lavoro, tu hai fatto riferimento alla preparazione atletica, cosa è cambiato nel vostro lavoro dopo lo stop? Durante lo stop abbiamo fatto comunque dei programmi individualizzati, questo ci ha concesso poi di avere dei giocatori migliori al loro rientro sul campo. Tuttavia ora loro hanno fatto un periodo già di adattamento ai carichi di lavoro che erano abituati a fare, e questo ci ha concesso in poco tempo di avere dei ragazzi già pronti a utilizzare, a fare dei carichi di lavoro un pochettino più importanti. Chiaramente ognuno di loro è un'individualità e ognuno di loro viene gestito secondo il suo stato di fatica, il suo stato di allenamento, e questo ci dà la possibilità, insomma, di evitare infortuni o che magari qualcuno di loro non sia al meglio durante le gare.
Parlando di obiettivi, con l'auspicio ovviamente di concludere questa stagione, secondo te dove potrà arrivare il CLN Cusmonza? L'obiettivo principale sicuramente è quello di essere salvi, di fare un campionato che ci consenta di ripetere l'anno prossimo questa categoria. Però se devo essere sincero, la classifica ci ha visto nei piani alti. Se lavoriamo come si deve, con passione, con fatica, potremmo raggiungere di nuovo quelle posizioni e saremmo ben contenti di stare lassù e guardare il campionato dalla vetta. Per la Serie B, la Chaminade sabato ospiterà la Diaz Bisceglia. Lo Sporting Venafro farà visita al San Michele. Ad oggi non ci sono rinvii nel girone G, anche per la cadetteria nel weekend, l'ultimo appuntamento del 2020 in attesa dei recuperi. Nuoto, il gruppo agonistico dell'H2O Sport Campo Basso lo scorso weekend è tornato in vasca per un appuntamento ufficiale. Ai nostri microfoni il tecnico Giorgio Petrella. Prima tappa della Molise Winter Tour, ne parliamo con Giorgio Petrella, che è istruttore e allenatore dell'H2O Sport, in una giornata termolese, la seconda consecutiva tra l'altro, una giornata fredda soprattutto, ma ricca di partecipanti e soprattutto che dà continuità a questo sport che non vuole ammainare bandiera bianca. Sì, siamo contentissimi di questo evento, siamo contentissimi del fatto che la piscina di Termoli abbia ospitato due manifestazioni di carattere non solo regionale ma anche nazionale, perché quest'anno il programma regionale prevede un campionato nazionale su base regionale, quindi i tempi vengono inseriti in graduatoria e poi in base alle graduatorie sarà stilata la classifica per i campionati italiani. La domenica precedente abbiamo gareggiato con i più grandi, abbiamo gareggiato con i categoria. I riscontri cronometrici dei ragazzi sono stati buoni, anzi direi ottimi, perché insomma, l'atleta di punta dell'H2O Sport, che è Martina Lonati, ha conseguito comunque due tra i primi 10 tempi a livello italiano e speriamo di continuare così per poter andare poi a competere nella rassegna iridata a Riccione. In questa seconda tappa sono andati in vasca i più piccoli, quelli che saranno il futuro, l'ossatura di questa squadra che sta cercando di plasmare, di allenare praticamente per farli crescere ovviamente. Sì, in questa seconda tappa sono andati in gara gli esordienti, sia gli esordienti B che gli esordienti A, sono dei ragazzini a cui sto cercando di trasmettere non solo la tecnica ma anche l'amore e la passione per il nuoto, e perché solo con l'amore e la passione verso quello che si fa si possono raggiungere dei grandi risultati. E niente, quindi sono soddisfatto delle gare che stanno facendo e sono fiducioso in un loro, insomma, prossimo futuro anche a livello agonistico. Tu sei termolese, la città di Termoli come sta rispondendo, a parte a queste competizioni che comunque risponde, ma come sta rispondendo a livello proprio sportivo, di partecipanti, di atleti? Allora, sono termolese e vi posso dire che il nuoto è una realtà non solo per Termoli, non solo per il Molise, perché portiamo tanti atleti a gareggiare anche a livello nazionale. Stiamo rispondendo bene, il numero degli agonisti è ben presente, è forte, i ragazzi hanno voglia di nuotare, i genitori hanno voglia di portarci i ragazzi, quindi diciamo che con tutte le precauzioni dovute e con tutti i sistemi di sicurezza adottati si può nuotare e fare sport in sicurezza. Domenica di nuovo qui? E questo non lo so, dobbiamo ancora ce lo auguriamo, ce lo devono ancora ufficializzare, però lo spero. In chiusura vi segnaliamo l'iniziativa del Coriolis, che in occasione delle festività natalizie, vista l'impossibilità di riunirsi nella struttura ricettiva di Ripali Mosani, ha previsto un menù da asporto per rendere speciale la cena della vigilia, con due opzioni di menù, quello argento da 22 euro e quello oro da 28, in entrambi i casi con delle portate ricercate e raffinate, così com'è nella tradizione del Coriolis. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.